10 millesimi, tanto vale la pole di Verstappen su Leclerc. Leclerc a fine qualifica era dispiaciuto perché c'era quasi dal fare la sua solita magia, ma dall'altra parte aveva il sorriso di chi sa di potersi divertire domani. Ferrari, dopo un'analisi, ha scelto l'ala posteriore. Si tratta della più scarica delle due, che ha anche un effetto del DRS molto migliore rispetto all'altra. Quindi in scia ha potuto, e con un'eventuale gara asciutta domani potrebbe competere contro l'alta velocità di Red Bull. Come possiamo vedere, la velocità massima della Ferrari di Leclerc è un 5 km/h inferiore a Verstappen, non male rispetto a quanto abbiamo visto altre volte. La volontà di scaricare l'ala posteriore forse potrebbe derivare anche dall'efficacia del nuovo fondo debuttato qui, che come dicevo nel video di ieri, tramite il tirante posto più internamente, potrebbe permettere una maggior flessibilità nella zona esterna e cercare quindi quel carico che manca al cavallino dopo il debutto della direttiva tecnica 39. Red Bull invece ha scelto l'esatto opposto. L'ala montata è molto più carica di Ferrari. La scelta potrebbe essere stata per due ragioni. Uno, che il motore Red Bull è stato molto più potente questo weekend e lo si è visto da subito. Vuoi perché Verstappen ha a disposizione un'altra nuova, vuoi perché la gara di casa Honda, vuoi perché domenica potrebbe vincere il mondiale, quindi per queste ragioni il motore non è per nulla spompo e quindi possono girare più carichi. Due, c'è la questione pioggia che aleggia da giorni, e le previsioni attualmente sono contrastanti, non si sa se pioverà o meno e in quale quantità. Ma visto l'andazzo del weekend, i Red Bull hanno preferito caricarsi posteriormente per non farsi trovare impreparati. Anche perché, come si è visto, anche in qualifica asciutta la Red Bull sta avanti, quindi sia con l'asciutto che col bagnato pare vada come un treno. Andando a vedere le telemetrie da due Ferrari, la situazione è un po' complicata. Già da ieri le velocità di Sainz e Charles erano molto differenti, col monegasco che era più lento di 7 km/h. La cosa oggi è migliorata perché si parla di massimo 3 km/h, ma comunque fa un certo effetto. Il motivo può essere dovuto a due cause. Uno, il motore di Charles, che ha 5 Gran Premi alle spalle, praticamente a fine vita, secondo quanto abbiamo visto durante la stagione. Quindi in Ferrari potrebbero voler evitare un ritiro. 2. Charles ha lamentato nelle prove libere 2 con intermedie un alto degrado, quindi potrebbe aver caricato l'auto più dello spagnolo per far sì che le gomme durano un pelino di più. Then probably I had the degradation before, but doesn't make much sense. It really feels like there's something wrong, to be honest. Prendiamo ora la telemetria della pole di Max, che sarebbe quella del primo tentativo nella Q3, visto che nell'ultimo tentativo non si è migliorato. E vediamo come Max guadagni tanto nel primo e nell'ultimo settore, proprio dove ci sono le velocità massime con DRS aperto. Nelle prime 3-4 curve Max ha un enorme vantaggio, praticamente gli prende 4-5 km/h in ogni curvetta. E come possiamo vedere da questo onboard, le traiettorie e gli approcci sul cordolo sono quasi le medesime. Leclerc si riprende in curva 6 e 7, dove riesce a portare l'auto con un 25-30% di gas in più, mentre Verstappen preferisce scalare direttamente una marcia. Il guadagno avviene anche nella successiva 8 e 9, e notiamo che qui l'olandese preferisce prendere più cordolo sia all'interno che all'esterno. Arrivando al tornantino lento, entrambi in uscita di curva perdono un po' di volante e devono correggere. E Max anche qui sfrutta una marcia in meno. Arrivati alla 14, Charles fa una delle sue magie da poleman e imprevedibilmente alza molto molto meno il pedale del gas, rosicchiando ben 9 km/h all'avversario. Il resto del rettilineo, come sempre, è ripagato dalla potenza della Power Unit Red Bull e subito dopo c'è una chicane che però ha tormentato il ferrarista per tutto il weekend. Alla fine del giro Charles spiegherà che aveva dato tutto nei primi due settori, forse troppo, e che nelle ultime due curve, quindi in quel tornantino, non aveva più, e tanto gli sono valsi 10 millesimi. The lap was good, but the last two corner guys, I don't know what I can do better than the car. Le qualifiche di Mercedes invece sono apparse molto al di sotto delle aspettative, ma questo potrebbe essere dovuto a un assetto molto carico messo su dalla squadra. Mentre Red Bull e Ferrari hanno scelto un'ala da medio carico, scegliendo quindi una configurazione simile a Silverstone,
perché il tracciato è più o meno simile come conformazione, in Mercedes quell'ala di Silverstone non è stata presa in considerazione. Questo però ha fatto togliere molti chilometri orari, facendo perdere molto tempo sul giro secco. Ciò però potrebbe dire due cose. Uno è che potrebbero avere un vantaggio in termini di vita delle gomme slick. Due è che potrebbero avere una marcia in più sotto la pioggia. Quindi la loro speranza su posizione potrebbe essere una danza della pioggia. Per quanto riguarda i passi provati nell'FP3, finalmente li abbiamo visti con un po' per tutti. Sia soft che a primo impatto mostra un Sainz migliore per costanza rispetto a Red Bull, che però aveva un target di tempo sul giro prefissato, quindi non andavano a cercare la prestazione. Sia su gomma media con un Leclerc migliore rispetto a Russell, che complessivamente in questa grafica per tutti e tre i top team. E come possiamo vedere, entrambi i cavallini, linea rossa e gialla, sono più rapidi degli altri. Questo potrebbe essere una buona notizia in casa Ferrari. Se dovesse piovere, su intermedie, al venerdì tre piloti ne hanno provati con un discreto risultati, ma dopo una ventina di giri alle spalle le gomme di Sainz hanno lamentato degrado ovunque. Non ci resta che attendere il verdetto della domenica per verificare quale di queste strategie delle due squadre si verifica vincente, per capire se con più carico Red Bull avrà meno degrado con un occhio in alto al meteo, che potrebbe di colpo scompigliare tutto dando una mano a Mercedes. Ma secondo voi, come andrà?